Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi un'altra puntata dedicata a Nomad Scout. In questo particolare video vi mostrerò come aggiungere delle luci, come creare delle ambientazioni sostituendo quello che è lo sfondo di default o aggiungendo eventualmente un'immagine per avere un certo tipo di riflesso di luce sul nostro oggetto. Andiamo quindi ad aprire l'applicazione. Vi ricordo sempre di mettere un like, commentare, attivare la campanella e iscrivervi al canale. Andiamo a vedere qualcosa che ho creato in precedenza in modo tale da farvi capire quali sono le possibili luci che possiamo andare a creare, quindi un esempio di quali sono gli effetti che possiamo realizzare tramite questa applicazione, che tra l'altro mi ha stupito perché è un'applicazione che gira su un iPad, quindi diciamo che non è niente male quello che possiamo andare a fare. Come potete notare, qui ho aggiunto uno sfondo differente da quello che vediamo solitamente e in più ci sono posizionati dei punti luce che vanno a riflettersi ovviamente su quella che è la colorazione che poi io ho deciso di dare all'oggetto, quindi la finitura metallizzata o traslucida. Apriamone ancora un altro così vi mostro un effetto ancora differente. Apriamo tipo questo. Eccoci qua. Questo è un cervo che ho realizzato qualche settimana fa. Come potete notare, le luci sono totalmente diverse, qui non ho ancora aggiunto colore, non ho messo sfondo, però ho già creato il tipo di impatto che voglio dalle luci. Abbiamo aggiunto una luce colorata, come potete notare, e poi c'è una luce di riempimento, ma adesso analizziamo quali sono le tipologie di luci che possiamo andare ad aggiungere e quali sono le loro funzioni o caratteristiche che ne determinano più o meno un effetto. Andiamo ad aprire un nuovo progetto, la nuova scena, ed eccoci qua. Abbiamo la nostra solita sfera iniziale, che può anche tornarci utile per questo tutorial. Andiamo subito ad analizzare come funziona lo sfondo. Noi qua troviamo una voce ambiente o una voce colore. Noi solitamente utilizziamo il colore, io determino tramite questa palette qual è il colore di sfondo che preferisco e in automatico ho questo. Ovviamente questo colore, in base alla luce che noi andiamo a mettere, riflette in un certo modo la luce. Se invece vogliamo un ambiente, semplicemente avremo, invece che il colore selezionato, l'immagine che trovate su questa tendina, che può essere sostituito. Ovviamente ci sono delle immagini di base che hanno diverse gamme cromatiche, o altrimenti possiamo aggiungerne noi. Adesso ne andiamo ad aggiungere una a caso. Come vedete qua abbiamo l'esposizione, quindi possiamo alzare o abbassare la luce, ruotare la direzione da cui arriva la luce, sfocare o meno quello che è il nostro sfondo di base. Come in fotografia, ovviamente la luce è importante, ma non c'è una regola ben precisa che determina la luce perfetta. Ci sono diverse tecniche e ci sono sì delle basi da tenere in considerazione per creare una scena illuminata. Noi le analizziamo nel modo più semplice possibile. Teniamo conto intanto che la luce dello sfondo è considerata, come nella fotografia, la luce di riempimento, quindi quella che va a avvolgere all'incirca tutto il nostro oggetto. È una luce omogenea e ci mostra, come potete vedere, al meglio le forme del nostro oggetto.
Se però noi volessimo creare diverse impostazioni, possiamo, come nella fotografia, aggiungere dei punti luce che cambiano proprio la percezione, le sensazioni che quella determinata immagine o foto, ci può suscitare. Possiamo andare quindi a decidere intanto che lo sfondo lo vogliamo magari più cupo. Quindi andiamo qui sull'esposizione e abbassiamo l'esposizione in modo tale che diventi quasi un notturno. Decidiamo poi da questo menu di aggiungere un'illuminazione. Qui c'è proprio la voce aggiungi luce. Viene identificata sullo schermo con questi tre pallini. La possiamo spostare. Nel momento in cui stiamo interagendo con la massa, vedremo il simbolino della lucina, quindi possiamo poi selezionarlo tramite quell'iconcina lì. Da questi tre pallini possiamo determinare qual è l'intensità della nostra luce, il colore, quindi possiamo scegliere se vogliamo una temperatura di calore più alta o più bassa. Ovviamente se scendiamo la temperatura sarà più calda, mentre se ci alziamo sarà più fredda, quindi un po' più rossastra o un po' più blu, come nelle lampadine. Genericamente la cosa migliore è una luce centrale se vogliamo illuminare senza particolari effetti. Abbiamo quindi l'intensità, in questo momento l'illuminazione direzionale, ma io preferisco andare a scegliere in maniera più accurata dove cade la luce sul mio oggetto, quindi utilizziamo la funzione spot. Sulla funzione spot abbiamo questo che è l'angolo del cono di luce che possiamo andare a direzionare poi successivamente sul nostro oggetto e la morbidezza, quindi quanto impatto ha sulle ombre, la luce sul nostro oggetto. La funzione puntiforme la affrontiamo in un secondo momento, per adesso soffermiamoci sulla funzione spot. Come vedete, se io vado a selezionarlo, appare il solito gizmo, quindi la possibilità di avvicinare o distanziare la luce sul nostro spazio, quindi muoverci con le nostre coordinate X, Y e Z, e già così possiamo ottenere una buona illuminazione. Questa può essere ovviamente un'impostazione drammatica, quindi quando andiamo a fare delle fotoritratto, per esempio, viene utilizzata spesso una luce di riempimento, magari leggera, che definisce la forma e poi si aggiunge una luce laterale o che va a stare dietro alla figura che ne determina un po' le linee. Io consiglio, se volete fare una luce un po' realistica, di tenere sempre una luce di sfondo abbastanza luminosa e aggiungere un primo spot di questo tipo o eventualmente andare a clonare lo stesso spot e direzionarlo da un'altra prospettiva in modo tale da poter avere un effetto un po' più completo, un risultato un po' più particolare che, come vedete, ci mostra al meglio le linee. Ovviamente dal nostro menu possiamo decidere di attivarle o disattivarle, possiamo nominarle, clonarle o eliminarle. Tenete presente che c'è un limite imposto di luci che possiamo aggiungere, ma soprattutto che questa funzione qui ovviamente mette alla prova la RAM del vostro dispositivo, quindi conviene utilizzarlo quando avete finito di fare la vostra creazione, quando avete già finito di plasmare le vostre masse, allora potete andare ad aggiungere la luce. Qualora invece andassimo a modellare in questo modo, quindi con già delle luci attive, rischiamo che il tablet si surriscaldi o comunque che la RAM ci abbandoni e l'applicazione si riavvii. Andiamo a vedere che le luci le troviamo anche sul menu dove ci sono gli oggetti, sono
hanno una dicitura colorata in giallo, quindi è facile trovarle. Possiamo anche da questo menu eliminarle, clonarle, annullarle o comunque sia interagire con i tre pallini delle funzioni aggiuntive. Per questo video penso sia tutto. Se avete qualche domanda scrivetemelo nei commenti, lasciate un like, attivate la campanella per il prossimo tutorial e iscrivetevi al canale. Buona serata!